Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon dal mitico amicone Roberto Dauria, che saluto, che mi chiede di fare due parole sul film del 1994, l'esordio alla regia di James Gray, ovvero Little Odessa, con Tim Roth, Vanessa Redgrave e un grandissimo e ancora giovane Edward Furlong, ancora una promessa prima che si scoppiasse di droga e alcol. La storia è semplice, si narra appunto di questo quartiere Little Odessa a Long Island a New York, dove un killer professionista, grandissimo Tim Roth, torna per fare un lavoretto e vorrebbe insomma vedere la madre che sta per morire. Il padre non lo vuol fare entrare assolutamente, lui comunque riallaccia i rapporti con suo fratello minore, appunto Edward Furlong, che lo idolatra e lo tiene su con le mani. Quindi diciamo che il film poi è tutta una storia che si intreccia all'interno appunto di questa Little Odessa, che è appunto un quartiere appunto di Long Island dove la mafia russa la fa da padrone, quindi una storia sulla mafia russa, un dramma meraviglioso, un noir stupendo, un esordio per James Gray da ricordare alla stragrande. Ora, questa mini recensione è qui a ricordare appunto che la prossima monografia sarà totalmente su James Gray e che quindi questo Little Odessa verrà trattato di più di questi due minuti, ma qui non posso dire altro che James Gray già nella sua opera prima appunto dimostrava un talento straordinario nella direzione degli attori, un talento enorme nella costruzione proprio della narrazione, dei quadri che mette in scena, una scrittura notevole, e aveva dalla sua già l'idea proprio del suo un tipo di montaggio particolare, un tipo anche di descrizione del dolore umanità della società, appunto, che comunque pagherà sempre i debiti, il più debole per il più forte, e che comunque non ci si può mai fidare di nessuno, perché in questo mondo per i soldi, per l'ingiustizia, per la sopraffazione del più debole, la gente fa qualunque cosa. E questo Little Odessa è uno spaccato memorabile di un certo tipo di cinema anni 90, un esordio coi fiocchi, uno dei migliori appunto degli ultimi 30 anni. James Gray è per me uno dei migliori registi appunto dagli anni 90 a venire in su, e quindi si vede la mia prossima monografia. Per questo film è tesissimo, con uno dei finali più tristi che esistano su grande schermo e che mi ricordo io. Poi fantastico, veramente fantastica, tutta la faccia di Tim Roth, una recitazione in sottrazione veramente stratosferica. Il suo personaggio è un personaggio che rimarrà veramente nella testa di chiunque lo guarderà. E quindi, aspettando la monografia su James Gray, ringrazio Robertone per avermi fatto parlare di questo grande esordio, che appunto reputo uno dei migliori esordi degli anni 90, e appunto James Gray reputo uno dei migliori registi degli ultimi 30 anni. Per questo andrà analizzato, visto che non se lo frega praticamente nessuno. Grandissimo veramente questo Little Odessa, un noir eccezionale che tutti gli amanti appunto del noir dovrebbero vedere e rivedere. Qui sotto metto il link, non so se esiste sempre, perché io ho un vecchio mi pare DVD della Cecchi Gori, però insomma, che vi posso dire, Little Odessa è un filmone per me, grazie Robertone, guardatelo, 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 perché questo è cinema grandissimo.